Io credo che stia già registrando, ma credo anch'io. E lo sai che il video dell'altra volta, fracassone, frastornante, ha avuto. Beh, sarebbe anche da raccontare che in fondo noi volevamo fondare una nuova comunità e ci eravamo dati quei nomi, questo giusto sì, per chi ha piacere di seguirci. Frati laici, eretici. Assolutamente eretici. Condannati ad essere bruciati o manganellati, no? Visti questi giorni. Infatti gli eventi di questi giorni sono commentabili. E senti, tu che poi sei anche il segretario internazionale globale galattico, direi, del SISA. Il SISA ha una posizione ufficiale su queste, sui fatti di questa settimana? Beh, direi proprio di sì, siamo stati anche protagonisti, siamo stati in piazza più giorni, in particolare a Milano il 25. Io credo che la lotta dei docenti e degli studenti, dei ricercatori, dimostri che la scuola, la ricerca e l'università interessano a noi, ma interessano anche agli italiani. Essersi incontrati di nuovo, essere tornati insieme, aver posto questo problema come un problema sociale di tutti è una cosa bella. Ma come mai ci si incontra non più per le strade ma sui tetti? Come mai va di moda il tetto? Ma va di moda il tetto perché forse c'è qualcun altro che invece ama nascondersi dentro il palazzo, come ad esempio il ministro Gelmini, ma prima o poi questo dovrà terminare. Il vero problema è che prima di arrivare sul tetto dobbiamo vincere l'opposizione di chi, per impedirci di arrivare al tetto, ci vuole manganellare, che non è proprio il massimo insomma, dell'atteggiamento di rispetto per chi vuole manifestare. Noi manifestiamo pacificamente e invece riceviamo manganellate, un po' strano, ma... Beh sì, vedi, poi ci sono quegli strani destini del caso, perché mi risulta che al vertice della polizia il capo della polizia si chiami Manganelli. Sì. Nome nomen, avrebbero detto i latini, insomma, un nome, un progetto. E c'è pure qualcuno in televisione che chiede che noi si venga manganellati. Ma qui bisogna avere fede, speranza e carità. Molta fede, però poi anche lui ha ricevuto, come dire, dal signor Giuliani, quello dell'amaro, un'amara... Sì, ma guarda, lì la cosa è stata veramente un contrappasso anche invertito spazio-temporale, perché il triste episodio, diciamo, della aggressione rissa che lui ha avuto al ristorante è successo la sera prima. E vabbè, è lì, è successo, ha depositato una querela, si capiranno coi giudici su che cosa è successo. E, però, secondo me... Forse Giuliani ha immaginato che, poiché Fede chiedeva di essere violenti con i facinorosi, ed essendo Fede un noto facinoroso, lui stesso ha istigato a mezzo della televisione l'aggressione a se stesso, forse. Ma sai, insomma, non lo so. Però la cosa che a me tra sera e Saceto mi ha fatto, perché l'ho visto il filmato di Fede che invitava a menare, no? A menare gli studenti. Tra l'altro sì, c'erano dei momenti di tensione perché c'erano questi studenti, questi giovani che cercavano di andare all'interno del Senato. Io ho notato che, diciamo, sugli scudi di plexiglass per proteggersi, perché insomma le manganellate volano in contesti, se vogliamo dire, ambigui, ovviamente, Senato, l'istituzione, la difesa del Palazzo d'Inverno, capisco, no? E quindi... però ci sono tanti altri filmati dove le manganellate, insomma... Prendiamo ad esempio gli studenti che stavano entrando nella sala dove stava parlando la Sant'Anche a Firenze. Si sono presentati fuori dal portone e solo per il fatto che si sono presentati sono stati aggrediti. Ma io le immagini sono chiarissime. Ho visto su YouTube anche delle manganellate, diciamo, abbastanza vigorose su degli studenti a Milano, qui a Milano, certo, che stavano scendendo. Stavano scendendo per prendere la metropolitana, sì, anche a Milano. E non penso che valga neanche la pena di prendersela più di tanto con il singolo poliziotto che in maniera pasoliniana è lì e fa un pochettino quello che gli dicono di fare. E comunque... in questo credo che purtroppo ci sia una volontà, cioè ci sia il desiderio di ridurre la partecipazione, avvisando che molte
cortei potrebbero finire con qualche manganellata. Sì, sì, perché Schifani, se non sbaglio, ha detto che ci potrebbe scappare anche il morto. Sì. Tra l'altro non noi questo ci auguriamo che non succeda mai. No, certo, ma sai, sono quei messaggi come quando dicevano tutto che in famiglia. Ah, no, no, purtroppo ci scappa il morto fu detto anche nel 2001 a Genova. E chi come noi nel 2001 a Genova c'era, ricorda che quelle terribili parole si trasformarono in un assalto ai manifestanti, a partire dai più pacifici, sì, i cattolici con le mani bianche e le suore, e fecero morto, sì, Carlo Giuliani. Quindi, sì, sì, vabbè, ma dire, da vedere noi siamo un fracassone frastornante, certe lucidità non le possiamo avere. Anche se però mi sembra molto molto grave dal punto di vista civile e mediatico che un direttore di TG, invece di dare informazioni, istighi alla violenza, tra l'altro avendo come punto di riferimento il leader del partito dell'amore, insomma c'è qualcosa. E peraltro che istiga la violenza nel suo TG senza possibilità di contraddittorio. Il contraddittorio! Siamo arrivati al contraddittorio. Sì, però aspetta, giriamo pagina, no? Perché beh, insomma, vieni via con me. Provita. Sì, ma sai, vieni via con me è molto più di una trasmissione, certo, televisiva, è un po' d'ossigeno, è un nuovo format, è un riscatto, è tante cose. La televisione che respira. È la televisione che respira. E che fa respirare noi che la guardiamo, perché questo va messo in... Con dei dati d'ascolto da 10 milioni di italiani. Finale di partita. Dei mondiali. Esatto. Quando gioca l'Italia, perché quando non gioca l'Italia sono meno di 10 milioni. Esatto. Ora, la cosa curiosa è che l'associazione Pro Vita, che in qualche modo perimetra all'interno del suo nome, no, la difesa della vita in maniera certa, no, perché potremmo essere tutti Pro Vita, no? Pro Vita. La stessa trasmissione che hanno fatto con Peppino Englaro era una trasmissione sulla vita, sull'amore per la vita. Mi pare che l'amore e l'amore per la vita emergessero in una maniera chiarissima. Sì, sì, ma sai, però tu devi capire che qualcuno come logo, no, definisce che all'interno del proprio perimetro pro life e pro vita ci sta la vita. Tutto quel resto che è fuori potrebbe essere pro fine vita, pro morte, potrebbe essere... Sì, ma lo decidono loro, è una strana contraddizione questa nella quale c'è chi decide. Ma tu pensi di avere diritto di poter decidere della tua vita, del tuo fine vita, della tua morte? Io pensavo di sì. No, ma tu non ne hai la capacità, cioè tu non riesci a costruire una scala di valori degna, no, per te, sì, sì, altri la costruiscono per sé e per te, è questo il fatto, no? Ma la cosa interessante è che questi vogliono il diritto di replica, sì, andando a stuprare quello che è una trasmissione che è come una poesia, sì, come se dentro una poesia tu infilassi dentro il verso di una... Non è un, come dire, una tribuna politica, no? No, dove, no, però poi sul contraddittorio, guarda, una cosa mi sento dire. In Italia siamo al limite del ridicolo, in nessun altro paese del mondo si può fare una situazione di questo genere. Quando ci sarà il premio Nobel che parla, cosa dovremo avere? Il contraddittorio con chi odia la cultura e magari un po' analfabeta? Giudice antimafia? E facciamo parlare in camorrista, mafioso, cioè non lo so, mi sembra che questo sia uno stravolgimento, perché non tutto merita. Ma quello non è nemmeno, viene via come un talk show per cui ci deve essere un peso, un contrappeso, quella è un'offerta culturale che ha la sua coerenza, punto, basta, finito. Io voglio sentire. Anche poi la RAI è piena di pseudo offerte culturali, dette offerte culturali, che i pro life vadano dove vogliono a dire quello che credono, ma che si facciano una, 10, 100, 1000 trasmissioni dei pro life, che se la fanno e se la costruiscono esattamente come meglio credono, senza andare ad alterare la coerenza comunicativa, artistica, culturale, civile di un'altra trasmissione. Perché poi questo è un giochino, con 10 milioni tutti si infilano dentro. E già, tutti vogliono parlare. Sì, ma voglio dire, 10 milioni di ascoltatori ci sono perché Fazio e Saviano parlano e fanno parlare e fanno persone che raccontano cose che altrimenti in televisione non si vedono e non si sentono mai. E quindi, come dire, è troppo comodo cercare di avere spazio dentro un contenitore televisivo che racconta qualche cosa che tocca e riguarda ed è vicino alla sensibilità degli italiani,
volendo dire le cose che tra l'altro vengono già dette in mille altre trasmissioni che fanno indici d'ascolto bassissimi. Senti, mi è venuta in mente un'idea, possiamo, vediamo. Dimmi. Se ti fa. Io, a me farebbe piacere che lunedì sera magari facciamo un altro videino, no? Sì. Nei confronti di questa esperienza che vieni via con me, dico volutamente esperienza, noi alla fine in modo interattivo facciamo una specie di applauso, un applauso di luce. Lanciamo l'idea che mentre passano i titoli di coda, accendiamo, per una così ci si alza, ci si muove così, e illuminiamo le nostre case, le nostre coscienze, e vediamo se poi questa cosa rimane fra quattro gatti. L'abbiamo fatto noi, abbiamo acceso e spento la luce, lo facciamo. Una candela sulla terrazza, sul balcone, sul davanzale. Ma io direi, anche, e comunque magari... Così si vedono, sì, e se, nella sì, città. Sì, ma tu immagini l'applauso di luce certificato dall'Enel con un picco di consumo per un minuto. Anche questa è un'idea di luce. Accendiamo una candela e accendiamo le luci in casa. Adesso chiudiamo questo e facciamo applauso di luce per Vieni via con me. Sono d'accordo. Un video da 20 secondi con viralità da sparare in avanti. Perfetto. Anche perché se uno non accende la luce di notte, quell'altro video che si è fatto, che ci avevo accennato sul naso, perché il buio ha centrato la porta. Sono cose che succedono. Vanno accese. Va bene. Applauso di luce. Perfetto.